C'era questa urgenza perché ovviamente non potevamo accettare che un paziente dopo aver iniettato il radiofarmaco potesse essere rimandato a casa perché la macchina in quel momento si era rotta. Dopo anni di attesa ad Arezzo, oggi è stato finalmente il giorno del debutto della nuova PET-TAC, la prima digitale in Toscana per la medicina nucleare dell'ospedale San Donato. Lo strumento di ultima generazione, uno dei pochi in Italia, promette di essere accurato sino all'estremo, intercettando le fasi iniziali della malattia. Grazie alle caratteristiche costruttive della macchina, grazie al materiale che è stato impiegato e ai cristalli di registrazione, la macchina sensibile ha delle accortezze nei confronti del paziente veramente importanti, si riducono i tempi di acquisizione, quindi i pazienti si sottopongono ad esame non più con un esame di 30 minuti ma di 12, 13, 15 minuti, quindi questo va a vantaggio dei claustrofobici, va a vantaggio di coloro che vengono a fare l'esame che hanno dolori, dolori importanti, non dimentichiamoci che sono pazienti oncologici. Inoltre la maggiore sensibilità di questa strumentazione ci permette di utilizzare meno sostanza radioattiva, si può avere una contrazione, una riduzione del tracciante di oltre il 40-50% senza per questo inficiare la qualità dell'immagine, che poi l'immagine è quella sulla quale noi refertiamo. Dunque ancora un passo in avanti verso la modernizzazione dell'ospedale cittadino, un investimento da 3,7 milioni di euro, ai quali si aggiungono poi circa 150 mila euro di spese murarie. La medicina nucleare di Arezzo si presenta quindi come una delle strutture più importanti per la presa in carico e la terapia dei malati oncologici.